Venerdì 23 giugno. Il Vangelo di oggi ci invita a non essere accumulatori di tesori su questa terra perché sono destinati alle tarme e alla ruggine. Però noi, se consideriamo bene il nostro comportamento, soprattutto in questi nostri paesi ricchi, osserviamo che in noi c'è sempre un desiderio, quello di avere un pochino di più. Questo ci impedisce di essere di più aperti in una prospettiva autenticamente liberante. E quindi questo invito che il Vangelo ci fa, vedete, è scritto 2000 anni fa, oggi avrebbe bisogno di essere urlato su tutta la terra perché ci siamo fatti accumulatori seriali a scapito di nostra madre terra e anche di gran parte dell'umanità che vive l'esperienza della miseria, della carestia, della fame, della guerra, proprio in virtù del fatto che appunto l'accumulo generato dalla cupidigia inevitabilmente genera mancanza di serenità e di pacificazione nelle nostre esistenze e rende tutto questo lo sguardo tenebroso, non aperto semplice, uno sguardo che libera il campo dalle tenebre del possesso, della cupidigia, e dispone una luce chiara che rende luminoso il nostro corpo. Ma vediamo il testo del Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Pensate ai nostri sistemi di allarme, siamo ossessionati all'idea che ci possano rubare qualcosa. Ma se abbiamo poco, c'è poca probabilità che ci rubino qualcosa. Pertanto, se vogliamo liberarci dalla paura che ottenebra la nostra esistenza di essere depredati, semplicemente il primo passo è possedere poco, l'essenziale. E condividerlo perché questo ci libera dal senso di proprietà privato e ci porta nella bellezza del vivere il bene comune. E il bene comune è contenuto in questo invito. Accumulate invece per voi tesori in cielo dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Se tutti gli esseri umani sono capaci di investire sul bene comune, che non è proprietà di qualcuno, di un'associazione privata, della nostra vita privata, dello Stato, il bene comune è appunto nella presenza del regno dei cieli, che non è proprietà di nessuno, è il luogo autentico dell'amore e della misericordia, laddove incontriamo la parola che si è fatta carne e lo incontriamo nella presenza del prossimo, soprattutto quel prossimo che bussa alla porta della nostra coscienza e chiede condivisione. Perché dove il tuo tesoro, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore e sarà quella la possibilità di vivere autenticamente una comunità vera, affettiva, nella dimensione della misericordia e dell'amore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, semplice significa non ottenebrato dal possesso, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, cattivo etimologicamente significa schiavo. Se è schiavizzato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso, schiavizzato, chiuso in se stesso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Per avere uno sguardo luminoso bisogna accedere alla dimensione della semplicità, che significa non accumulo, non cupidigia, generosità e condivisione. E così Papa Francesco si esprime commentando il Vangelo di oggi in occasione di una messa a Santa Marta il 19 giugno del 2015. Alla fine, queste ricchezze non danno la sicurezza per sempre, anzi, ti portano giù,
nella tua dignità, fanno scadere la tua dignità. Ed è questo che succede in famiglie, tante famiglie divise, anche a radice delle guerre, sì, nella conflittualità relazionale, intima, intrafamiliare. Uno è la dimensione della guerra, c'è questo desiderio insano del possedere, dell'accumulare. C'è questa ambizione, l'ambizione che distrugge, corrompe. In questo mondo, in questo momento, ci sono tante guerre, diceva Papa Francesco nel 2015. Oggi noi ne osserviamo una con attenzione, quella dell'invasione della Russia del territorio ucraino. Guerra terribile, ma non dimentichiamoci che contemporaneamente tante altre guerre, come nel 2015, continuano a esserci e spingono masse popolari verso la fuga e trovano indisponibilità all'accoglienza. Tante guerre per avidità di potere, di ricchezze. Si può pensare alla guerra nel nostro cuore, ecco questa sottolineatura che fa Papa Francesco. Partiamo dalla necessità di costruire la pace a partire dalla nostra dimensione intima, personale e dalla concretezza dei nostri comportamenti. Tenetevi lontano da ogni cupidigia, così dice il Signore, perché la cupidigia va avanti, va avanti, va avanti. È uno scalino. Apre la porta, poi viene la vanità. Quanta vanagloria c'è nell'ostentazione di ciò che abbiamo: vestiti, automobili, case. Cibo in sovrabbondanza che gettiamo mentre altri muoiono di fame. Credersi importanti, credersi potenti e alla fine l'orgoglio, vedete, cupidigia, vanità e orgoglio. E da lì tutti i vizi, tutti, sono scalini, ma il primo è la cupidigia, da lì si parte la voglia di accumulare ricchezze. È difficile. E come giocare col fuoco? Sì, la cupidigia, il desiderio di possedere è giocare con il fuoco devastante, l'immagine della devastazione, non un fuoco vivificante. Tanti tranquillizzano la propria coscienza con l'elemosina e danno quello che avanza loro. No, non è lo scarto che può fondare l'elemento di serenità dell'esistenza, non è la semplice elemosina. Quello non è l'amministratore. L'amministratore prende per sé quello che avanza prende per sé quello che avanza e dà agli altri in servizio tutto, il vero amministratore. Amministratore, amministrare la ricchezza è uno spogliarsi continuamente del proprio interesse e non pensare che queste ricchezze ci daranno salvezza. E voglio rileggere questo passaggio fondamentale per interiorizzarlo nel nostro cuore, l'elemosina. Questo non è l'amministratore. Due punti: l'amministratore prende per sé quello che avanza e dà agli altri in servizio tutto. È esattamente il rovescio: l'amministratore prende l'elemosina e si rende totalmente disponibile al servizio. Amministrare la ricchezza dunque è spogliarsi. Difficile, però possiamo farlo. Eliminare i nostri interessi e non pensare che queste ricchezze ci danno salvezza e sicurezza. Accumulare, sì, ma
va bene, tesori sì, va bene, ma quelli che hanno prezzo, diciamo così, nella borsa del cielo. Attraverso questo, in qualche modo, Papa Francesco costituisce una nuova economia, l'economia del cielo, che significa accumulare la dimensione dell'amore, della misericordia e della disponibilità alla condivisione. Questa deve essere l'economia, non l'economia dello scarto, ma l'economia dell'accoglienza e del servizio. Buona giornata a tutti.